Le 8 del mattino di mercoledì 14 settembre 2023. Sono pronto a muovermi dal porto di Baiona. Alla fine ho deciso che farò tappe giornaliere, quindi oggi vado a Lecciones, che è un porto vicino alla città di Porto, distanza circa 65 miglia, quindi sono circa 12 ore, ci metterò appunto più o meno 12 ore, arriverò verso le 8 di stasera, che là sono le 19, visto perché il Portogallo è sullo stesso fuso orario dell'Inghilterra, quindi un'ora in meno. Quindi per oggi va bene, recupero un'ora, domani cercherò di partire un po' prima. Buona giornata. Una vista sul castello di Baiona sul porto che ho appena lasciato. La giornata si preannuncia spettacolare. I left the port of Baiona since approximately 15 minutes. This is the castle and this is the town of Baiona. Today looks like a gorgeous day. Sky is clear. Let's see. I'm expecting wind from the north, so when I will be in my right direction, I will use the Genoa. Good day, everybody. Partito da circa 2 ore e mezza, dietro la punta che si intravede lì in fondo c'è la foce del fiume Nino che segna il confine fra Spagna e Portogallo. Come al solito la giornata è bella, ma non c'è un filo di vento. Dietro di me ci sono 3 barche a vela con la randa issata, non capisco come fanno a tenerla su. Per me issare la randa da solo è complicato perché devo andare all'albero, mollare le cimette dell'Easy Jack perché altrimenti le stecche si incastrano, tirare sulla randa, rimettere a posto l'Easy Jack. Tutto molto complicato, soprattutto con la barca che dondola, per cui se non c'è il vento per cui ne vale la pena è inutile. Speriamo che venga su un po' di vento, è previsto che ci sia. Vento in poppa, quindi potrò andare benissimo col fiocco. Behind the little point that you can see in the distance, there is a river called Nino, which marks the border between Spain and Portugal. The weather is great, there is no wind. For the time being, it's supposed to come afterwards. Let's hope. Sails on with no wind at all. I have no idea. Questa costa è poco frastagliata, non è come quella della Spagna, della Galizia. Questa è una costa piatta, sabbiosa. Ho appena passato la città e il grande porto di Viana de Castelo, sono un pochino oltre metà strada. Ci sono dai 10-12 nodi di vento, ce l'ho in poppa, vado col fiocco. Purtroppo, dovendo fare 65 miglia,
ho bisogno di tenere una velocità almeno sui 6 nodi e quindi non posso fare a meno di avere un po' di motore. Major industrial town at the big port called Viana de Castelo in Portugal. The Portuguese coast is much flatter and we know no indentations like the Spanish one. I have some wind, not enough to go only with the sail. Also some engine. I'm about halfway. I did 33 miles and 31 are still missing. Sono le 3 del pomeriggio di mercoledì 14 settembre. Sono a 25 miglia dalla mia destinazione, Marina di Lakeshore, che è vicino a Porto. Probabilmente arriverò alle 19, che è un orario nel quale il marina è già chiuso, perlomeno gli uffici sono chiusi. Infatti mi hanno detto: non c'è problema, entri e ti metti dove trovi un posto libero. Questo va benissimo, se non che fare tutta la manovra di ormeggio da solo sarà un bel cinema. Staremo a vedere, ci divertiremo. Il mare è abbastanza calmo, c'è la solita onda che però su questo itinerario ce l'ho quasi dietro. Solito vento da nord-ovest, quindi praticamente in poppa, tra i 9 e i 12 nodi, più 10 che 12, quindi appena appena sufficiente a tenere sul fiocco, ma certamente non sufficiente a navigare a vela. E quindi anche questa tratta me la sto facendo col motore e la vela, motor serie. Ho 1900 giri di motore, il fiocco faccio 6 nodi. Friends, at 3 o'clock in the afternoon, I still have 25 miles to go. I made 40 miles so far. My estimated time of arrival is around 7 p.m. will be a time where the marina offices will be closed, so I will have to do all the mooring by myself, which will be a lot of fun. The weather is great, gorgeous day, wind is very weak, approximately 10 knots from the northwest, which makes it necessary to use the engine as well. So I have a Genoa and the engine. Everything is good. The sea is more or less calm. And it's a normal navigation. If it would be a little bit more wind that I could go without the engine would be much better, but this is a situation, no complaints. Thank you.
vecchio. Ma va bon. Ah sì, adesso lo mettiamo. Ok, ok. Buongiorno amici, oggi è giovedì 14 settembre 2023, sono al marina di Lake Soes, nei pressi della città di Porto, sto per partire e con molte probabilità farò una tirata completa fino a Cascais, sono 170 miglia, vuol dire circa 30 ore. Adesso sono le 7 del mattino, quindi dovrei arrivare più o meno a metà pomeriggio, verso tra le 6 e le 7 di sera di venerdì. Non ho ancora deciso del tutto, se durante la rotta decido di fermarmi, mi fermo a Figueira da Foz, che è a 70 miglia da qua dove arrivo, dove passerò stasera. Adesso vi faccio vedere un disormeggio un po' particolare, perché sono chiuso fra due barche grandi e devo uscire usando il sistema dello spring, quindi legherò uno spring a poppa, metterò tutti un po' di parabordi a poppa, darò un po' di marcia indietro e questo mi farà uscire la prua abbastanza da poter girare, da poter uscire di fianco alla barca che ho davanti. Speriamo che funzioni. Arrivederci, a dopo. Riesco a uscire a marcia indietro, è andata bene, va. Se la corrente, un filo d'aria o per qualche motivo mi si è scostata la poppa abbastanza da uscire a marcia indietro, nessun problema. Quindi adesso ho dovuto non intralciare la manovra di una colossale nave da crociera che è entrata in porto probabilmente stavo uscendo io. Eccola qua. Finalmente alle 7:30 sono pronto a partire. Il meteo è buono, come al solito poco vento, quindi sarà un tragitto tutto a motore, tanto per cambiare, però ormai mi
mi sono abituato, faccio conto di avere un gozzo, però deciderò più avanti se mi fermerò per la sera a Figueira da Foz e domani vado a Nazaré, o se tiro dritto fino a Cascais. Sono 160 miglia, quindi potrei arrivare a Cascais domani sera verso le 19. Vediamo. Buona giornata. Dear friends, I'm leaving the port of Lake Soa, close to the town of Porto. It's 7:30 and it's Thursday, 14th of September. I have not decided yet whether I will stop for the night in Figueira da Foz, which is 70 miles away, or will I continue, keep on, all the way to Cascais, 160 miles, where I will be arriving tomorrow night. Tomorrow evening, around 7 p.m. It's 36 hours. We'll see. For the time being, a good day, everybody. Sono le 8:30. Sono partito da circa un'ora. C'è una bella brezza costiera intorno ai 6-7 nodi che mi dà un vento apparente tra 60 e 70 gradi a 7 nodi, e con fiocco e un filo di motore faccio 6 nodi e va benissimo. Con la randa farei sicuramente di più, forse potrei addirittura andare a vela, ma è facile non ridire i velisti puri. In questo momento sono in difficoltà a tirare sulla randa perché bisognerebbe essere in due, che la randa steccata si impiglia nei lazy jack, dovrei smollare e ci mette del lazy jack, tirare sulla randa, che però se la tiro dall'albero va su facilmente, tirata dal winch in pozzetto è durissima. Se però la tiro dall'albero, quando poi mollo ritorna giù. Quindi insomma, morale della favola, tecnicamente è fattibile, mi dovrei mettere per bene controvento, senza fiocco, tirare giù i lazy jack e tirarla su andando avanti e indietro fra albero e pozzetto. Devo dire la verità, onestamente non ne ho voglia, preferisco andare col fioco e un po' di motore, chi se ne frega. Tanto guarda, sto usando questa barca, praticamente potrei avere un gozzo. Poi ci sarà tempo per imparare. Per come è strutturata adesso, per come è organizzata adesso, questa qui è una barca per la quale bisognerebbe essere in due, da solo è complicato. Però prima o poi cercherò di imparare. C'è gente che da solo, ci sono dei velisti che da soli attraversano il mare del nord cambiando le vele, attaccati all'albero. È vero che hanno 30 anni e non 74, però insomma, per imparare c'è sempre tempo. Nel frattempo va bene così, randa e motore, faccio 6 nodi, no, scusate, fiocco e motore, faccio 6 nodi e va benissimo. Questa qui è una costa che non dice niente, è una costa continua con uno spiaggione lungo delle colline dietro. Adesso vi faccio vedere un pochettino, ma c'è poco da un punto di vista paesaggistico c'è poco da vedere. Calling Lucy Sport Control on channel
Going out to 18, Regina Alaska. Dear friends, as I said before, I left an hour ago. The weather is nice, as you have seen. There is a little wind. It's a morning breeze, which will last, I would say, another hour or so. In the meantime, I'm going with the Genoa and a little bit of engine, doing approximately 6 knots, which is okay. What I explained in Italian is that it is, at this stage of my know-how, it is very, very difficult for me to raise the mainsail, because I should go on deck, take the lazy jack down, because otherwise going up the sail would get intricated, get entangled into the lazy jack lines. So I have to take the lazy jack down. Then I should raise the main pulling from the mast, which would make it much easier. But then I have to go to the cockpit to secure it, and when I leave the halyard, the sail will fall down. So it's very complicated. The way this boat is set up now, it takes 2 people to fully use the sails. So for the time being, I go with the Genoa and a little bit of engine, and so be it. Have a good day. Velatura completa, anche se il vento è scarso, sono 10 nodi a 120 gradi, quindi praticamente ho un vento apparente di 6 nodi e quindi mi tocca avere anche un po' di motore, se no viaggerei a 3 nodi scarsi, però perlomeno abbiamo tutte le vele sopra.
2023. Sono a 30 miglia da Cascais, dove arriverò tra mezzogiorno e le 14. Ho fatto una bella tirata di 160 miglia dalle 7 di ieri mattina. La notte è stata abbastanza dura perché il mare, c'è stato un tratto di mare veramente mosso, la barca ballava da matti, è stato veramente pesante. Finché ho avuto vento e ho potuto usare la vela è andata abbastanza bene. Quando è calato il vento la barca veramente ballava molto, ho dovuto togliere la vela. Sono salutato da una tipica mattina nebbiosa di questa costa, guardate che roba. Vento zero, motore, nebbia o nuvole basse, quello che volete. Mi sono accorto che ho ancora in testa la lampada. Bene, ci vediamo all'arrivo. Buonasera, è venerdì 15 settembre 2023, sono al Marina di Cascais, vicino a Lisbona. Come sapete già, se avete visto il video, ho deciso di fare una tirata e dal Marina di Lexios di Porto sono arrivato fino qua. Ho fatto 162 miglia in circa 31 ore. È stata una navigazione dura la notte soprattutto, perché a un certo punto era calato il vento e ho dovuto riavvolgere il fiocco e abbassare la randa, perché sbattevano in continuazione, non si poteva più tenere su, c'era il vento che girava, che cambiava direzione, era troppo debole, era un vento di poppa praticamente. Però il mare era bello mosso, per cui senza vele la barca ha cominciato a ballare, e per qualche ora, fino credo alle 2 del mattino, è stato un brutto navigare, facevo fatica anche a fare i miei pisolini. Poi è venuto su, per fortuna, di nuovo un po' di vento, ho aperto il fiocco, sempre un vento, sempre al gran lasco, ho aperto il fiocco, ovviamente di notte al buio non ci ho neanche pensato ad andare a tirare sulla randa, sul ponte, ho aperto il fiocco e con il fiocco e un po' di motore andavo tranquillamente, ho viaggiato benissimo a 7, quasi 7 nodi, 6 nodi a 8, 7 nodi, andava molto bene. Poi di nuovo verso il mattino il vento è calato un'altra volta e quindi di nuovo la barca, ho dovuto togliere la vela, la barca ha cominciato a ballare. Comunque sono a Cascais, adesso mi fermerò qua penso una settimana. Fra l'altro Cascais è la località dove vive mio fratello, che si è trasferito anni fa in Portogallo, per cui mi fa anche piacere rivederlo. E poi non lo so, non ho ancora fatto il programma per il prossimo giro, penso di fare un paio di tappe lunghe purtroppo per arrivare all'Algarve. Sicuramente mi fermerò a Lagos, che è un posto, tutti mi hanno detto, un posto molto bello nell'Algarve. Purtroppo l'unico porto che c'è a metà strada fra Lisbona e la punta di Capo São Vicente, quando si gira intorno praticamente all'angolo
meridionale del Portogallo e inizia l'Algarve. L'unico porto in tutta questa tratta è chiuso, non si sa per quale motivo. Ci si può ancorare, pare, dentro il porto, per cui penso che partirò da qua, andrò a in questo paese che si chiama Sines e mi ancorerò nel porto a passare una notte all'ancora. Da qui sono 55 miglia, dopodiché saranno credo 80 miglia fino a Lagos, e quindi anche questa è una tappa molto lunga. Probabilmente potrò spezzarla se il tempo è buono, cercherò di farlo con tempo buono, fermandomi all'ancora in una baia appena dietro il capo San Vincente. Comunque il programma del prossimo giro fino a Gibilterra lo farò nei prossimi giorni. Adesso starò qua 4, 5, 6 giorni a sistemare le cose, faccio fare il tagliando al motore, potrei farlo da solo ma preferisco farlo fare ai professionisti, io non ho voglia di star lì a diventare matto, e quindi poi vedremo. Nel frattempo un saluto a tutti, grazie per le vostre visualizzazioni, grazie per i vostri commenti che sono sempre i benvenuti, molto ben accetti e ai quali io rispondo sempre. Grazie a tutti e arrivederci.